Gonzo è live. Ciao ragazzi e bentornati su Gonzo Tennis. Oggi mi sento un po' escluso, sì, perché diciamolo. Sei incombono due personaggi accerchiato alla tua destra e alla tua sinistra, perché è come stare con lo Stato Maggiore di Eurosport, visto che oltre a Federico Ferrero che vedete, riconoscete, con noi c'è Jacopo Lo Monaco. Ciao Jacopo, grazie di essere a voi, ciao di essere qua con noi. Allora Federico, vuoi fare tu? Introduco Jacopo. Facciamo una breve descrizione. No, la descrizione: io ho cominciato a Eurosport nel 2005 e Jacopo era già lì da qualche anno, dal 2001, giusto? 2000, marzo 2000 la prima volta. Davenport contro qualcun'altra? Dementia, va. Cavolo. Torneo di? Cos'è? Indian Wells? Indian Wells, la semi. 2 su 3 l'ho beccate, fantastico. Perché a Eurosport c'era Antonio Costanzo che faceva praticamente tutto. Antonio era incredibile, Jacopo, perché riusciva a fare 12 ore di telecronaca da solo, senza mai andare in bagno, che è impossibile, e poi usciva dalla cabina pettinato e col colletto esattamente come era entrato, una sua caratteristica unica. Poi a un certo punto Antonio sostanzialmente si è stufato e quindi io sono subentrato a Jacopo, che è subentrato ad Antonio, quindi è stato un po' questo il cammino. Tra l'altro in realtà sarei dovuto entrare prima Eurosport, col cavolo, mi sarebbe piaciuto entrare prima Eurosport, e avevo sentito Antonio anni prima, nel 2001 proprio, sì nel 2001, e lui mi disse vabbè facciamo così, facciamo finire gli US Open e poi ci sentiamo. US Open del 2001, in quel periodo, diciamo l'11 settembre, c'è successo qualcosa che poi ha cambiato un pochino il corso degli eventi, e quindi sono rimasto fuori per un altro po' di tempo. Però Jacopo me lo ricordo molto bene, anche perché tu hai fatto anche un pochino la spalla di Antonio qualche volta, vero? Sì, in qualche finale slam, che tra l'altro noi registravamo in diretta, però poi non si poteva mandarla in onda, andava in onda il mattino successivo, perché a quei tempi Sky aveva i diritti dai quarti finale inclusa in esclusiva. Quindi su Eurosport tu vedevi la partita col commento in inglese, appunto solo il giorno dopo la potevi, volendo, rivedere con il commento in italiano. La prima domanda te la faccio io ed è quella. Danesi, i norvegesi, forse più danesi, cioè ci sono popolazioni che con l'inglese hanno più facilità, noi con la pronuncia siamo disastrosi, tu invece sei praticamente lingua madre e quindi devi spiegarci come mai. Ma prima di risponderti, te l'ho già detto di persona, il tuo inglese è eccezionale considerando gli studi che hai fatto, cioè, e un'ora alla settimana al liceo. Vedo con mia figlia Valentina come le insegnano l'inglese, adesso è ancora alle medie, e quello che riesci a fare tu e come comunichi e leggi, secondo me davvero è quasi unico. Niente, a 5 anni i miei mi hanno spedito a una scuola inglese a Milano, io conoscevo 2 parole, car e house, e mi hanno detto vai. La fortuna a quei tempi era che almeno la metà della classe comunque erano italiani, quindi a scuola parlavo in italiano con quelli che poi gli amici principali erano tutti italiani, e da lì ho iniziato. Certo che la differenza vera, la prima differenza vera è stata invece quando a 10 anni mi hanno spedito un mese in Texas, e lì invece non avevo gli amici italiani con cui dialogare, quindi o non parlavo, e poteva anche essere, oppure dovevo parlare con qualcuno. Poi ho finito la scuola inglese e sono andato all'università negli Stati Uniti. E cosa hai studiato all'università? Che facoltà hai fatto? Giornalismo. E qui capiamo l'incrocio, perché tu giocavi e intanto studiavi giornalismo. Però se non sbaglio hai fatto anche un corso in Italia prima di andare a Eurosport, com'è andata? Sì, penso fosse il 97, era arrivato un volantino nella posta che pubblicizzava questo corso di telecronismo sportivo, ma in realtà era prettamente calcistico, con docenti Ennio Vitanza, che era una voce storica di 90° minuto, quindi Rai, e poi c'era l'altra docente che, se non mi sbaglio, si chiamava Ballarini. Mm-hmm. Tu sai, sicuramente riconosci il cognome perché era il papà di una delle ragazze coinvolte con le bestie di Satana. Quindi era Ballarini? Ok. Sì, signore. E lui era... Il ghigno che ha quando si parla di questa roba, Federico, è incredibile. No, ma sì, no, ma no, ghigno nel senso che no, no, non che ti piace l'argomento. Deformazione semiprofessionale. E lui invece era il responsabile di questo settimanale che si occupava di calcio dilettantistico in Lombardia. E niente, mi sembra fossero 120 ore, 2 volte alla settimana, quindi fai un po' tu i conti, in cui ti insegnavano non tanto come fare una telecronaca, era più come preparare un servizio che poteva essere quello iniziale di 90° minuto, quindi quando ti vedevi, non so, ai miei tempi, proprio quando ero giovane, Paolo Valenti, poi c'è stato anche Galeazzi, Maffei mi pare, e presentavi la giornata, cioè quello che era accaduto quel giorno nel campionato di calcio con tutte le partite alle 14:30 piuttosto che alle 16:30 in primavera. Però avevamo fatto anche delle prove telecroniche, perché mi ricordo in diretta di aver fatto un tempo di Arsenal-Fiorentina, quella col gol di Batistuta 1-0 che poi zittisce tutto Highbury, se non mi sbaglio. Io quando penso al tennis alla Rai mi viene in mente sempre quella telecronaca di Rai Sport tra Martelli e Kiefer. Il telecronista passò tutta la partita a confondere l'uno con l'altro, a stupirsi delle fattezze. Ma cavolo, ma eppure per essere livornese, no? Infatti è di Monaco. Cioè, quindi ha fatto tutta la telecronaca della partita credendo che l'uno fosse l'altro e viceversa. Sì, tra l'altro io non l'ho mai conosciuto, è anche mancato qualche anno fa, si chiamava Ignazio Scardina, nel calcio è stato un giornalista comunque importante, ed era anche un professionista serio. Il problema era che, e non mi sembra che sia stato risolto, diciamo, è difficile trovare professionalità specifiche in un ministero come la RAI, e alla fine... Capitava che quando c'erano delle partite da commentare, se Galeazzi non poteva, chiedevano: scusa, tu sai di tennis? Ma abbastanza, vabbè dai, via, prova. Quindi... Vado la domenica a giocare con i miei amici. Sì, no, esatto. Attenzione, ti correggono, Jacopo, perché dice: fa gol ma non zittisce lo stadio al Camp Nou contro il Barcellona. Ok. Mi ricordo che ha fatto un gol pazzesco. Un diagonale, mi sembra, sul secondo palo da una posizione quasi impossibile. Sì, però come sono attenti, eh? Ah, beh. Allora, sono un po' di domande. Ci chiedono se abbiamo visto il derby. Spero che la domanda sia per... riguardi, insomma, Sinner Sonego, non quello di Milano. Non Milanite. Purtroppo. Io ho visto qualcosa e... mi è sembrata una non partita, diciamo. Sinner è troppo superiore a Sonego, ovunque, e anche indoor. C'è stato un po' di partita all'inizio, ma poi insomma l'ha steso. Non so se voi avete visto. Ho visto, mi sembra, dal 2 pari del primo al... quando è avanti 4-1 il servizio nel secondo. Sinceramente non mi è piaciuto Sinner nella fase finale del primo set, ed è stato anche un pizzico fortunato. Sì. Al di là della chiamata che è arrivata sbagliata, e chissà come finiva a quel punto, era palla del controbreak Sonego che aveva difeso lunghissimo di rovescio, è stata chiamata out. Aveva un dritto facile, se non ricordo male, no? Come? Aveva un dritto facile, poi lì Sonego, comunque una palla bella da da colpire col dritto. Sì, stava facendo girare lo scambio. E poi rigiocano il punto ace di Sinner. Però non mi è piaciuto perché ha lasciato troppo l'iniziativa in quei momenti a Sonego. E Sonego ha sbagliato una volée che poteva fare, ha sbagliato un dritto d'attacco che gli è uscito di un dito. Cioè, a livello più alto deve provare a far più gioco lui, secondo me, in quei momenti. Però era la prima partita, ci può stare. Non aveva giocato perché aveva Fuxovic che si è ritirato, mi sembra. Sì. E no, il fatto curioso, neanche tanto curioso, è che ha vinto 6 derby su 6, e essendo così giovane, comunque secondo me è una statistica non male. È la 13ª semifinale in carriera, l'8ª indoor, ma non la faceva dal 2021 da Vienna. Secondo me l'indoor è la sua superficie, non so che ne pensate. Jacopo. Io? Sì, sei l'ospite sempre per primo. Come a tavola. Sai, col servizio probabilmente l'aiuta a ottenere qualche punto in più, che secondo me è quello che è mancato principalmente nel match con Tsitsipas. Palla break, un servizio vincente ogni tanto. Ha iniziato il match, Tsitsipas prime 4 palle break le ha fatte tutte. Poi dipende anche da indoor e indoor. Ci sono delle condizioni di gioco su alcuni campi che sono un po' più rapide. Quelle di questa settimana mi sembrano estremamente lente. Sì. E a lui non dispiacciono. Se lui ha la sensazione di poter andare a tutta e la palla non gli esce mai, non ha difficoltà a generare velocità. Secondo me può avere qualche problemino in più in condizioni di gioco più rapide dalla parte del dritto. Quando lo prendi in velocità da quel lato può andare in difficoltà. Certo, non è facile farlo. Difatti penso che domani contro Fiss sarà proprio da quel lato che lui dovrà insistere con Fiss. Cioè, se riesce a far gioco sul dritto di Fiss, non credo che il francese riesca a stargli dietro. Se invece cade il contrario e Fiss a comandare, allora anche di dritto fa male. Oggi era in prima fila a guardarlo. Visto, nel box tra l'altro suo. Sì. Allora, c'è una domanda per Jacopo e chiedono qual è stata la miglior partita che hai commentato? Migliore non so. Interpretalo tu. Quella che mi ha creato più emozione, ma prima della partita, e che sapevo che non era una partita come le altre, è stata la finale di Melbourne tra Federer e Nadal del 2017. Cioè, avevo la consapevolezza mentre andavo in macchina verso... Eravamo già a Cologno? Verso Melbourne. Vabbè, che aveva un peso questa partita. Certo, commentare la Schiavone che vince Parigi è stato... un altro match che ricorderò molto più di Vinci Pennetta. Vinci Pennetta, sai, erano due italiane, non era la stessa cosa. Poi a Parigi eravamo lì e fa tutta la differenza del mondo essere lì. Ecco, appunto, era la mia prossima domanda per agganciarci. È molto differente essere sul posto. Nel bene e nel male? Esatto. Nel senso, Jacopo, io in questi anni ci siamo confrontati tanto su questa cosa delle trasferte, no? Sì. Parto dal male perché secondo me sono più le cose positive di quelle negative. Il problema è che secondo me quelle negative sono pesanti. La prima è che quello che vedi davanti ai tuoi occhi, fai conto, tu hai la cabina sul centrale più o meno centrale rispetto al campo, perché ti può capitare nell'angolo destro e chi è seduto a destra vede il campo, chi è seduto a sinistra vede un muro. E come alla Scala, se compri il biglietto sfigato, ti devi sporgere altrimenti non vedi niente. Quindi cosa succede? Ti ritrovi a doverla guardare nel monitor. Il monitor sarà 30 centimetri e dici, ma scusa, io devo stare qua con la partita davanti e la guardo su un monitor che è più piccolo di quello che ho in studio a Cologno, o dove eravamo prima in Piero della Francesca, eccetera eccetera. Questo... Però scusa Jacopo, ti interrompo solo un attimo, nel 2010-2011 mi ricordo che noi eravamo messi bene invece, avevamo le cabine centrali, non so perché ma avevamo quelle buone. Avevamo vinto la lotteria. Secondo problema, se tu commenti quello che vedi davanti a te sul campo sei in anticipo rispetto a quello che vedono da casa, quindi o ti ricordi tutte le volte di aspettare 2 o 3 secondi prima di commentare. Addirittura 2 o 3 secondi. È notevole il vantaggio. Sono tantissimi, eh. 2 forse sono tanti, ma si nota chiaramente. Tanto che... Caspita, è difficilissimo. Seminale... Cioè, immaginandomi voi, è difficilissimo dover attendere anche un secondo. No, è possibile. Ti metti a guardarla di nuovo sul monitor. Ah, ok. Nella famosa semifinale Federer-Djokovic del 2011 che commentava Federico, il pubblico era talmente partecipe che era impossibile, anche guardando il monitor, escludere il pubblico, perché erano dei boati a ogni punto di Federer e la gente capiva da casa sentendo il boato. Certo. E questo è un problema che non sono mai riusciti a risolvere. Ed è fastidioso, perché poi apri Twitter... A stronzi, non capite che siete prima e sì, lo sappiamo, cosa devo fare? Piuttosto che non puoi parlare con chi è in regia a Milano dalla cuffia, mentre a Cologno tu schiacci un bottone e dici guarda che è un fischio in cuffia, guarda che la regia internazionale è troppo bassa, lì non puoi farlo, quindi se hai un problema tipo fischio in cuffia te lo tieni fino al cambio di campo. E puoi immaginare quanto sia complicato parlare se c'è qualcosa che ti dà fastidio in cuffia. Se c'è qualcosa che non ti va bene, metti giù, cioè ti escludi, prendi il telefono, chiami e intanto passa il tempo. E la gente dice, questo è andato a farsi il drink. Sono tutte cose... Poi c'è Barbara che ti riaccende il microfono a tradimento. E quindi è frustrante. Dopodiché sei lì e io sinceramente quando sono lì, soprattutto i primi turni, vorrei andare a vedere tutte le partite e non ho tanta voglia di commentare, preferisco andarmi a vedere le partite. E quando arriva il momento Fede mi manda il messaggio, tocca a te, cioè, non ho voglia, non può commentare qualcuno dall'ufficio. Ultima cosa negativa, poi passiamo alle positive. O meglio, poi voglio sentire se Fede ha qualcosa di negativo, è che sembra di stare proprio in Groundhog Day, perché arrivi alle 9 del mattino, te ne vai alle 22, fai in tempo a mangiare, a dormire e sei di nuovo lì. Ed è un po' faticoso. Poi non voglio lamentarmi, nel senso che intanto lo faremo una volta all'anno, però quando sei qua riesci a crearti degli spazi anche durante lo slam. Quando sei sul posto fai veramente fatica quasi a mangiare ed è dura. Poi fighissimo, cioè ti viene in mente qualcosa di negativo ulteriore? A Parigi che la cabina è fredda e con il tempo che c'è a Parigi a maggio capitano delle giornate in cui... Io ricordo una volta che volevo fare la colazione sana, non la solita montagna di schifezze, uova strapazzate, bacon, eccetera. Jacopo mi guardava inorridito al mattino quando facevamo colazione, io scendevo dalla stanza con la fame dell'orco, proprio, no? Ah! E lui prendeva mezzo croissant con mezzo tè. Lui e Barbara che mi guardavano come, presente come veramente come guardi uno schifoso che non mangia da un mese. Noi mi svegliavo con queste fami incredibili. Tu la fai sempre la colazione salata? Dipende se ho voglia di stare attento all'alimentazione oppure no, dipende dai periodi dell'anno. Comunque una volta invece ho detto no vabbè dai facciamo così, mangiamo sano, no? Mangio yogurt, frutta, spremuta, cioè, poi in cabina c'erano 16 gradi e stava per finire in tragedia sta roba, la digestione non funzionava tanto bene. Sono d'accordissimo sul discorso della stanchezza, infatti secondo me bisognerebbe fare, che ne so, una partita ciascuno una e mezza, dai, un maschile e un femminile al massimo, e il resto della giornata usarlo anche per andare in giro, come diceva Jacopo, per i campi, raccogliere informazioni, parlare con chi conosci, anche con chi non conosci. Sono tutte cose che poi ti tornano, magari non immediatamente, ma sono tutte notizie, tutte cose in più che quando hai lì puoi prendere, perché diversamente io non so Jacopo, ma la sensazione di frustrazione, quanto mi sento idiota quando comincia a piovere, tu sei davanti allo schermo, il gioco si interrompe, il regista inquadra uno che mangia il gelato e tu non sai cosa è successo, che insomma se sei lì guardi sul cielo e dici ah, ok, piove, invece no, aspetta, cosa è successo? Ah, forse piove? Forse sì, forse no. Cioè, veramente siamo, da questo punto di vista il paradosso è che 30 anni fa, che i voli costavano 100 volte tanto ed era tutto più complicato, non c'era internet, le comunicazioni erano difficili e i telecronisti andavano sul posto, andavano anche in Australia. Adesso che c'è tutta la tecnologia del mondo per fiondarti da qualunque parte e i costi sono accessibili, salvo l'unico costo vero per una televisione è quello dell'affitto della cabina, no? È quello che fa la differenza, non è il volo, l'albergo o la pizza. Di quanto parliamo? Lo sai? Credo che ogni cabina costi decine di migliaia di euro, può costare tipo 20-30 mila euro. Per uno slam? Sì. Qualcosa del genere. E quindi già si era smesso di viaggiare, secondo me il Covid ha dato la mazzata finale, no? Come dire, basta, non si viaggia mai più. E questa cosa è un po' triste, dai. E la tua migliore dicevo la tua migliore invece, perché Jacopo ha risposto Federer Nadal in Australia, la tua migliore è Federer Djokovic Roland Garros 2011, è quella di cui parlava Jacopo prima, ne avevamo parlato anche in un'altra puntata, Fede, se ti ricordi. Sì. Sentivo la cabina che tremava, avevo le palpitazioni, mi sentivo come in un post sbornia uscito da un concerto. Poi quella credo una delle migliori prestazioni singole di Federer, secondo me. Cioè quel giorno giocava in modo irreale. Col senno di poi mi sarebbe piaciuto vedere quel Djokovic contro Nadal in finale. Che dici, Jacopo? Come sarebbe andata? Non mi ricordo i precedenti in quel periodo tra loro, però vabbè, il 2011 per me rimane l'anno migliore di Djokovic. Beh, l'anno in cui, se non sbaglio, Djokovic l'ha battuto 6-7 volte, no? Poi. Sì, sicuramente vinse a Roma. No, ha iniziato Indian Wells e Miami nel 2011. Ha battuto Nadal sia a Indian Wells sia a Miami. E a Roma no? Sì, anche a Roma. Ho detto sicuramente vinse a Roma per... Ah, io ho capito, iniziò a Roma. No, sicuramente vinse a Roma contro Nadal. Sì. E noi abbiamo fatto una puntata, Jacopo, la scorsa, che era improntata sul GOAT, la GOAT Edition. Quindi non torneremo a parlare di questo. Bene. Questa discussione. Come, scusa? Non ti piace? No, per niente. Ok, ma neanche in altri sport, quindi. Secondo me la cosa interessante di una discussione del genere è ragionare su che cosa rende un atleta migliore in uno sport come il tennis, se esistono dei metri di giudizio e quali per valutarlo, se è sensato o meno confrontare le epoche, questo secondo me sì. Poi secondo me se uno vuole dare una risposta la dà, ma è una risposta che inevitabilmente viene filtrata dal proprio gusto personale anche. Per forza. Essendoci battaglia, perché se ci fosse uno solo, che non so, Rod Laver, che fa 6 volte il Grand Slam, che gli stai a dire? Diciamo che a chi non piace l'argomento ha molte scappatoie per non rispondere, come immagino Jacopo, però... No, beh, ma io posso anche darti delle risposte del perché non mi piace. Il discorso, perché non ti piace il discorso. Esatto, cioè... Sono due, secondo me, le chiavi. La prima è che hanno reso le superfici e le condizioni di gioco troppo simili l'una all'altra e quindi hai dei risultati che non sono veritieri, perché non solo vince sempre lo stesso, ma arriva in finale sempre lo stesso, arriva in semifinale sempre lo stesso, arriva nei quarti sempre lo stesso. Cioè, non è che Berrettini adesso sia nettamente più forte di tutti gli italiani che ci siamo mai stati, e poi Sinner perché ha fatto quarti in tutti gli slam. Cioè, perché ha fatto quarti in tutti gli slam? Perché è il quinto, sesto giocatore al mondo quando gioca bene, e quindi per forza fa quarti, intanto le superfici sono tutte uguali. Cioè Murray che fa finale a Roland Garros, ma 20 anni fa se avesse fatto una volta quarti era tanto. Infatti secondo me eroico è stato Henman che ha fatto semifinale a Roland Garros, non Murray che ha fatto finale, o Stick che ha fatto finale. Secondo, adesso hai una preparazione atletica, un'alimentazione, un recupero dalla fatica e un recupero dagli infortuni che non puoi paragonare a 30 anni fa, a 20 anni fa. Cioè, non è un caso che adesso tante carriere si sviluppano dopo i 26, 27. Io nel mio piccolo... Nel 97, che avevo 25 anni ed ero ancora B1, ho smesso. Dove cazzo vai a 25 anni se sei ancora B1 e fai i satelliti? Però hai detto un malus e un bonus. Come? Hai detto un malus e un bonus, nel senso è un malus il fatto che si siano uniformate le superfici e un bonus, ovvero sia quello dei... di come si recupera adesso, della preparazione atletica che ognuno ha, e che quindi, come parlavamo l'ultima volta, secondo me il livello medio-basso di adesso è molto esponenzialmente più alto al livello medio-basso di 20 anni fa. Sì. Quindi questo è un punto a vantaggio della generazione da adesso. Perché se tu devi giocare... Però, cioè, non esiste... Sì, ma se tu sei più forte... e ti permettono... Adesso Djokovic vinceva l'Australian Open, cioè poteva anche andare avanti, cioè invece di giocare 7 partite ne facevano giocare 14, l'avrebbe vivattuti tutti. Sì. Però ha giocato 7 volte nella sessione serale. Quando abbiamo visto Djokovic in difficoltà a Melbourne negli anni a boccheggiare, il più delle volte quando l'hanno fatto giocare di giorno. Adesso... mi va bene tutto, ma 7 volte nemmeno Federer ha giocato a Melbourne. Una volta lo facevano giocare di giorno. Cioè, per quale motivo ha giocato 7 volte di sera? Secondo me perché dovevano farsi perdonare qualcosa dell'anno scorso. Sì, un contentino. Cioè, se lui gli chiedi su quale campo vuoi giocare la partita della vita, probabilmente ti dice quello più che Belgrado a casa sua, perché a Belgrado qualche partita l'ha persa. Ha perso la Alcaraz e va perso da Rublev. Lì... sì, ha perso qualche partita pure lì, però sono molte di più quelle che ha vinto. Quindi è come se, l'ho già fatto questo paragone, se al PSG o al Bayern Monaco dico, sai che cosa? Quest'anno giochi tutto il girone d'andata in casa. Poi il girone di ritorno, una sì, una no. Già sono più forti, se più gli fai fare tutto il girone d'andata in casa, non giochiamo neanche il campionato. Sì, comunque in generale che il tennis negli ultimi anni si sia proprio curato il più possibile di fare in modo che quei tre arrivassero sempre più avanti possibile, è pacifico, cioè non è che sia un'opinione, e tanti altri giocatori si sono lamentati di queste cose. Sull'Australia mi viene in mente un discorso legato al fatto del GOAT o mica GOAT, che lo dicevamo anche l'altra volta con Fede, cioè, fino a 30 anni fa gli Australian Open c'era chi proprio non se li cagava neanche. È incredibile pensare oggi che un giocatore di vertice possa decidere di non andare in Australia perché non rientra nella sua programmazione. E quindi anche lì, se Agassi avesse giocato sempre gli Australian Open come l'ha giocati dal 1995 in poi, magari ne avrebbe vinti altri 4 o 5. Invece manco ci andava. Però così come non andava a Wimbledon. Avevo in mente un giochino per questa live. Sì, poi leggiamo anche qualche domanda dopo, Fede, perché vedo che sì, stanno arrivando. No, non vi preoccupate che nessuna domanda andrà persa. No, poi li riceviamo, magari li usiamo alla prossima puntata. No, scherzo. No, volevo fare dei duelli, volevo sottoporvi dei duelli, rispondere anch'io, e volevo anche invitare chi ci segue a farceli, purché siano realistici, cioè preferite questo o quello, questo tennista o quell'altro. Però il gioco della torre. In linea, diciamo, cioè non è che mi dite Alcaraz o Nadal, per dire. Mm. E quindi volevo appunto chiedere a Jacopo, il primo, che è Nadal Djokovic, perché tu puoi non paragonare ere diverse, eccetera, eccetera, come abbiamo detto prima, però due giocatori come Djokovic e Nadal, secondo me, puoi dire chi è più forte di chi. Se subentra la superficie. Però, no, secondo me, discorso globale. Il picco di Djokovic è superiore al picco di Nadal. Ma secondo me anche il medio di Djokovic è superiore al medio di Nadal. Non lo so se è il medio. Beh, da 6, se... secondo me ha vinto vari slam Djokovic. Cioè un Djokovic da 6 a... tipo Wimbledon ha vinto un Djokovic da 6, l'ultimo Wimbledon. E non c'era nessuno. Cioè l'unico che forse poteva fare qualcosa era Berrettini. Tocchiamo comunque dolente. Nadal sul cemento e ancora di più sull'erba ti dà la sensazione che se tu giochi una buona partita lo puoi mettere in difficoltà, poi batterlo è un altro discorso. Djokovic soprattutto sul cemento, quando è al meglio, che gli fai? No, o ti fortissimo come è in grado di fare Wawrinka. Però lì, secondo me, c'è anche un qualcosa che è evidente che a Djokovic dà fastidio di Wawrinka, perché il pantaloncino è molto meno sicuro di sé quando affronta Wawrinka negli slam. Gli cambia proprio l'espressione sul viso. Però a Djokovic, sinceramente, sì, provi a aggredirlo sulla seconda nella speranza che gli venga qualche dubbio, ma è veramente... E poi, perché se non gli fai male subito con la risposta, dopo un colpo ha già ribaltato la situazione e di nuovo lui padrone dello scambio. Esatto. Una cosa che ho notato è che negli anni sicuramente è più facile giocare bene contro Djokovic che giocare bene contro Nadal, però vincere è molto più difficile vincere contro Djokovic, secondo me. Però, Jacopo, pistola alla tempia, devi rispondere... Più forte Nadal o più forte Djokovic? No, è più forte Djokovic. Fede? Djokovic. Ok. Siamo partiti malissimo. Siamo d'accordo. Primo esempio proprio Djokovic-Nadal. Vai. Prendiamo un po' di domande. Come? E tu? Sì, no, io Djokovic ovviamente. No, beh, lui figurati. Cioè, arriva da casa, spalle e testa sopra. Per me proprio è un no contest. Però vabbè, sarà un po' troppo netto. Ma beh, me... insomma, un po' di contest c'è stata negli anni, dai, non proprio no contest. Ma la cosa, secondo me, che per chi non lo ama provoca fastidio è che a volte ti dà la sensazione proprio del gatto che gioca col topo. Sì, è stupendo. Anche Wimbledon con Sinner, sul 2-7-0 Sinner qualcuno veramente pensava vincesse. La finale di Parigi con Tsitsipas sembra quasi che volesse vincere in quel modo. Sì, è vero, è vero. Non è così, è impossibile che uno consapevolmente voglia dire dai, ti do 2 set di vantaggio. No, certo. La sensazione è quella. Sì, è vero. Però... Con Tsitsipas, quando è andato sotto di 2 set, ho detto vabbè, però se gli dice male inizio del prossimo o del quarto, se quello là serve bene, poi non recupera più. Ma non ha più concesso una palla break. Lo so. E lo sa soprattutto Tsitsipas, che è rimasto depresso. Gli è costata un annetto quella finale a Tsitsipas. Comunque io non amo Djokovic, cioè io ho sempre amato Federer. Però negli anni più cresceva l'odio per Djokovic, più mi stava simpatico. Questa è una cosa che ho un po' con tutti. Comunque, sei al contrario? Sì, abbastanza. Cioè mi piace l'altro. mi piace. E però se c'è Federer e Nadal già dovevi essere stato preso dall'uno o dall'altro. No, io ero allora, quando avevo 14, 15, 16 anni ero un fanboy di Federer, poi crescendo, facendolo anche... Allora non sei così Bastian Contrario, se fossi stato Bastian Contrario avessi scelto Nadal. Forse è vero, però mi piaceva troppo come giocava, poi negli anni secondo me... Cioè, è troppo più forte Djokovic. No, non so come altro dire. Comunque, basta parlare di Djokovic che abbiamo già dedicato troppo, secondo me. Prendo qualche domanda, Fede, va bene? Sì, vai. Hai già finito il bianco-nero? No, il duello ogni tanto ne sparo qualcuna, a tradimento. E poi chiedo anche a loro di spararne qualcuna. Allora... prendo questa, dai. Vai. No, dai, vai tu Fede, poi la leggo io. Top 10 o qualcosa in più a cosa può puntare Sinner entro la fine dell'anno? Per me qualcosa in più. L'obiettivo secondo me minimo è un po' troppo, però l'obiettivo deve essere Torino, andarci di suo, perché 2 anni fa ci è andato perché si è spaccato Berrettini. Quindi chiudere l'anno tra i primi 8. Questo è l'obiettivo. E per raggiungerlo, per forza di cose, i punti devono arrivare dagli slam e dai 1000. Altrimenti non ce la fai. Sì. Concordo. Vai Fede. Sì, restiamo in argomento tennis o su quello che è stato detto all'inizio, perché c'è una domanda di qualche minuto fa di Carmelito, visto che con Jacopo ogni tanto trattiamo l'argomento. Domanda per Jacopo. Trattate l'argomento Carmelito? No, Carmelito è l'autore. Secondo voi è tardi per iniziare a studiare giornalismo a 23 anni? Ah, fai rispondere Jacopo perché tu sei... Io l'ho compiuto 24, quindi... No, perché sei ultra pessimista, quindi è una domanda che mi ricorda i tempi. Io te l'avevo fatto e... tardi per tutto. Forse è meglio far rispondere Jacopo. Secondo me no, poi dipende da quali sono le sue basi. Io da un po' di anni, insieme a questo mio amico che si chiama Jean-Christophe, organizziamo questo corso per delle persone che vorrebbero fare i giornalisti di tennis, e si sta concludendo, chiamiamola questa edizione che è la 3ª, e giusto oggi ascoltavo un paio di mini telecronache che hanno fatto 2 persone che non sono giovani, hanno più o meno la mia età, forse anche qualche anno in più, e secondo me era il primo tentativo, era sì su 3 game, quindi non è la stessa cosa di una telecronaca di 1 ora e mezza, però mi sono piaciuti e stavo già pensando alla difficoltà che potrebbero avere nel presentarsi a Eurosport piuttosto che Sky, Super Tennis, perché dicono: ma a 50 anni vuoi venire qua a commentare il tennis? È diverso rispetto a un ragazzo di 25. Però se uno ha passione e ha delle capacità, secondo me sicuramente 23 anni non è troppo tardi. In generale aggiungerei questo, che appunto dipende, lui parlava di giornalista, ci sono certi tipi di mestiere del giornalista che stanno scomparendo, soprattutto la scrittura. Quindi, quando io avevo 23 anni il sogno era quello di collaborare con un quotidiano nazionale. Oggi collaborare con un quotidiano nazionale, al di là che è sostanzialmente impossibile, ma se anche ci riesci posso assicurare, garantire di prima mano che non sono collaborazioni che ti permettano di mantenerti. Quindi che lì, se ti piace scrivere, cioè, o ti inventi qualcosa di tuo o ti arrangi. Sulle telecronache, certo, l'età è un po' un impedimento, ma anche lì cioè, fare del telecronista un mestiere. Sicuramente rispetto a quando Jacopo e io abbiamo iniziato ci sono molte più possibilità numericamente, perché io, se devo pensare ai telecronisti dei miei anni, erano Rino Tommasi, Gianni Clerici, Gian Piero Galeazzi, stop, non me ne ricordo altri. Oggi, boh, quanti telecronisti di tennis ci saranno in Italia? Troppi. Tra troppi, quelli a tempo pieno, credo troppi, e part-time? 30? Può essere. Almeno 30. 30 mi sembra tanto, però. Secondo me no. Mettici dentro anche i telecronisti che per esempio Sky utilizza nei grandi tornei, che però non fanno tennis solitamente. Io parlo di quelli e oggi, che commentano. Per esempio la partita di Fiss con Alice, c'era qualcuno che adesso non mi ricordo chi fosse. Non l'ho vista, forse Zancan? Su Sky? Sì, su Sky, forse Zancan, Federico Zancan. No, Zancan la voce la riconosco. Non mi pare fosse lui. Non so, non l'ho visto. No, comunque dicevo che al di là di quello, anche sulle telecronache sono abbastanza sicuro che non ci sia più il mercato di una volta. Quindi tu magari dici, ok, voglio fare il giornalista, voglio fare il telecronista, sì, ma poi con cosa ti mantieni se quello che ti danno non ti basta neanche a pagarti le spese? Questo è il problema. Difatti, solitamente quando qualche ragazzo mi chiede, vabbè, guarda, se magari fai un'università e finiscila, prima cosa. E poi probabilmente, non so, a me viene da pensare che avessi 20 anni in meno, la mia miglior chance potrebbe essere cercarmi un lavoro qualunque, se non sono ricco di famiglia, ma veramente qualunque, cioè fare il commesso in un supermercato part-time per pagarmi le spese di base, affitto, mutuo, bollette, mangiare. Non ho capito la premessa, cioè se tu avessi 20 anni adesso... Se io fossi giovane adesso, okay, non credo che me la sentirei di scommettere tutto sul giornalismo, ci proverei, ma poi di fronte all'impossibilità di trovare un contratto, di avere un lavoro a tempo pieno pagato decentemente, deve diventare, secondo me, più probabilmente una seconda professione. Poi lascia stare che nel tempo diventerà la prima, però crearsi una base con qualcosa che probabilmente non è il giornalismo, perché non ci sono più soldi, e a latere cioè nel tempo libero continuare a coltivare la propria passione, che può essere scrivere o parlare. Adesso puoi fare i podcast, puoi fare tutto quello che vuoi, e magari provare anche a proporsi a qualche TV, a qualche giornale, però con aspettative di successo e soprattutto di guadagno basse, troppo basse. Chi vive a Milano, ecco, parliamo così a caso, chi vive a Milano e deve pagarsi un affitto o un mutuo, cioè se spendi 1.500 euro al mese soltanto per affittarti 3 stanze e ne guadagni 1.400, quindi parliamo di fuori Milano. 1.500 per un trilocale è fuori Milano, molto fuori. Io infatti sono, diciamo, Varese. Ok, beh, d'accordo, sulla statale. Io sono stato a vivere in campagna apposta. Vabbè, campagna. No, io vivo in campagna, no, Gioia. Una nobile campagna, però. Una nobile campagna, ma sempre campagna. Cioè, forse 10-15 anni fa avrei dato un'altra risposta. Dai, provaci, persevera, se sei bravo, se hai numeri, vedrai che in qualche modo... Per parlare di assenti con Federico, per esempio, perché Federico voleva fare il giornalista, veniva dalla provincia come me, non era sicuro... Si è preso un rischio. Me lo chiedesse oggi 2023, gli direi magari rimani un attimo lì dove sei, prova a iniziare a mandare qualche curriculum e poi vediamo. Sì, ma non faccio il giornalista, cioè, pur pagando l'albo dei giornalisti. No, vabbè, non so, per come è intesa la professione, per me è una perdita, nel senso che non si può più fare. Purtroppo non si può più fare, non da ora, ma già dalla generazione poco precedente alla mia, quindi gli anni 80, 81, 82 secondo me sono stati gli ultimi che hanno potuto fare determinate esperienze e avere determinate possibilità. Già la mia generazione non è più così, quindi immagino quelle dopo. Io mi ricordo il primo anno in cui sono andato a Monte Carlo con lo zainetto, era ancora minorenne, E mi sono imbucato in sala stampa grazie a Rino Tommasi, che stava, Rino era un mito perché parlava con tutti, cioè la principe di Monaco, allo spazzino lui li trattava allo stesso modo. Lo vedo passare davanti alla sala stampa e gli dico: signor Tommasi. Lui si gira e mi dice: sì, dimmi. E ho detto: guardi, io vorrei conoscere Gianni Clerici, gli ho anche telefonato una volta. Ai tempi non è come adesso che c'è la guardia armata che ti controlla il QR code. C'era un signore messo lì che mi vede parlare con Rino Tommasi e mi fa segno: ma passa, no? Perché stai lì a parlare a 2 metri? Allora io scavalco a balaustra, salgo le scale, entro in sala stampa e vedo, cioè, e soprattutto la prima voce che ho sentito è stata quella di Ubaldo, che sta facendo un collegamento con la radio, tipo da Monte Carlo e tutto, Ubaldo Scanagatta, e già diceva: c'è Ubaldo. Poi là in fondo c'era Gianni Clerici che prendeva appunti a mano, Rino che mi ha accompagnato da Gianni, cioè c'era Stefano Semeraro. Se tu vai oggi in sala stampa, in un torneo grande, in un 1000, diciamo qua anche Monte Carlo, l'80% degli inviati sono persone che in realtà non fanno i giornalisti. Fanno altri mestieri, sì, si accreditano con le testate, li portano tutti Ubaldo quelli là, perché? Ma non solo, non solo. Tra l'altro Ubaldo ne fa una questione di merito, dicendo che lui comunque così facendo dà la chance a gente che vuole fare il giornalista di tentare la professione. Io ho qualche riserva su questa, nel senso che posso capirne un frangente e meno un altro, comunque vabbè, non sono affari miei. Ma al di là di questo ci sono anche inviati di altre testate, ma giornali, che in realtà chiedi: cosa fai tu? Ah, io ho un'agenzia di viaggi, ah, io sono un pensionato di banca, ah, perché gente che ha tempo, disponibilità economica o entrambe le cose, si accredita e va ai tornei. Ma io, attenzione, ma non è che io lo dica come difesa corporativa, che proprio non me ne può fregare di meno, è per un segno del fatto che 30 anni fa la stampa a Monte Carlo mandava il suo inviato, e così la Gazzetta, e così il Corriere dello Sport, e così tutto, cioè, e tutti i giornali avevano degli inviati nei grandi avvenimenti sportivi, compreso il tennis. Adesso no. Però è generalizzato, non riguarda soltanto l'Italia. Vabbè, certo, io di questo stavamo parlando, però. Allora, facciamo un duello? Che Jacopo l'ho visto gradire i duelli. Allora, io mi ero preparato Sinner Rune, però Biciuz ci chiede Sinner o Berrettini. Però ecco, scusa, compro una vocale. Cioè, noi dobbiamo stabilire chi va giù sulla base di quello che abbiamo visto fino ad oggi o su quello che potrebbe anche succedere più avanti. Perché tu mi dici Rune. Sinner Rune. Chi è più forte? Chi secondo te è più forte? Chi è più forte oggi? Però se parliamo di giocatori così giovani, chi sarà più forte? Chi sarà più forte? Chi farà più risultati? Cioè, non è proprio precisissima questa cosa. Secondo me è meglio farlo con giocatori che o hanno fatto già tanto, tipo Djokovic e Nadal, che sono oramai, non so. Vabbè, però possiamo metterla così: chi ti ispira più fiducia per il futuro? Se dovessi scommettere €1 e ritirarlo tra 15 anni, secondo te chi ti ha reso più soldi tra l'uno e l'altro? Tra Sinner e Berrettini? Dico Sinner. Sì, tutta la vita, secondo me. Dico Sinner anch'io. Sinner e Rune invece... Sinner e Rune ho molti dubbi e forse... È dura. Forse vado con Holger. Il problema, secondo me, è che non possiamo ancora sapere come reagiscono a un primo grande successo. Se gli rimane una voglia enorme di continuare a migliorare, oppure, soprattutto se non dovesse arrivare subito, supponiamo che arrivi come è arrivato a Dominic Thiem, o magari un giorno arriverà a Zverev. A quello stavo pensando. Tim proprio si è sgonfiato come un soufflé. Perché a parole sembra che entrambi non abbiano una linea di arrivo. Cioè vogliono migliorare, continuare a migliorare, pensano solo al tennis. Sì. Però prima o poi inizieranno a pensare anche a qualcos'altro. Che non deve essere per forza le donne. No, il giardinaggio. L'apicoltura. No, anche a godersi la vita un pochino, perché sai, Voglio vedere Nadal quando smette di giocare, quanto si gode la vita che non cammina. Cioè, questo non lo possiamo sapere. Però allora, sì, Sinner e Berrettini, penso che Sinner chiuderà la carriera con più risultati di Berrettini. Ma speriamo. Cioè, perché? Perché boh, a me non piace molto Berrettini, ne avevamo parlato qualche puntata scorsa ed ero stato attaccato peraltro anche sia in chat sia da Ferrero, e anzi vorrei... Io t'ho attaccato, ma che stai a dire? Sì, sì, hai fatto un paragone dispregiativo con Milos Raonic. E lì per lì io non ho detto nulla, e poi rimuginando un po', ripensandoci, per quale motivo Raonic deve essere un termine di paragone negativo per Berrettini? Secondo me sono carriere abbastanza sovrapponibili e al momento meglio Raonic, per quanto non mi piaccia nessuno dei due, Ma tu sei sicuro che io te l'abbia messo in questi termini il paragone? C'è la registrazione. Come no? Certo. Andiamo al VAR. Quindi ripetimela, io cosa avrei detto? Che Raonic... No, non ricordo la frase. Ma il senso qual è? Che Berrettini non fa così schifo perché Raonic faceva più schifo di lui ed è stato un gran giocatore. L'unico senso. Grosso modo, non era proprio così, però grosso modo... dopo andando a rivedere e ripensandoci, secondo me Raonic meglio di Berrettini. Sì, ma io non so, guarda, sono sicuro di non aver detto il contrario, di non aver mai detto che Berrettini è più forte di Raonic o che ha vinto più di Raonic, non è vero. Quindi. Comunque. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Te ne faccio un altro e poi leggiamo qualche domanda. Tsitsipas o Zverev? A fine carriera chi avrà fatto più risultati? Penso Tsitsipas. Più che penso, spero. Zverev è proprio un giocatore che non reggo. Il suo modo di stare in campo lo trovo assurdo. Cioè un giocatore che ha quel fisico, quella prima di servizio, perché non si può dire quel servizio, e serve la prima in campo, il primo colpo lo gioca sulla riga di fondo o forse dentro, il secondo un metro più indietro, il terzo un metro ancora più indietro, il quarto è attaccato ai giudici di linea dove ci stanno i coccodrilli e dove i coccodrilli ti prendono la caviglia e te la spezzano in due. Perché quell'infortunio non è sfiga, quell'infortunio è lui che gioca in difesa che non dovrebbe, e il suo futuro non può essere io sono uno che corre e difende, il suo futuro deve essere io sono uno che deve fare il punto in 2 o 3 colpi, poi in alcune circostanze posso mettermi lì a difendere, ma quella non è la regola, quella è l'eccezione. Tsitsipas secondo me è un giocatore più propositivo, a Melbourne mi è piaciuto, ho visto dei passi in avanti rispetto allo scorso anno, però è un torneo, anche l'anno scorso tutto sommato aveva iniziato bene e poi per mio gusto, nonostante la vittoria di Monte Carlo, è stata una stagione negativa. Vediamo. Voi? Zverev. Cioè, aspetta, attenzione. La mia risposta era certa al 100% prima dell'infortunio. Vorrei vedere come torna, però per quanto anche lui non mi piace particolarmente, mi sembra molto completo. Cioè, lo vedo da corsa su quasi tutte le superfici. Mentre a Tsitsipas manca l'erba, dove secondo me farà sempre mediamente male. E... Ma pensi che Zverev possa vincere Wimbledon? Con quella risposta di dritto? Non lo so, però la domanda residuale è chi lo vince? Cioè, quando non lo vince più Djokovic, chi lo vince? Okay. Beh, io per esempio mi inserisco per dire questa cosa. Tsitsipas, secondo me, potrebbe giocare tanto meglio sull'erba di quanto non faccia. perché in fin dei conti il suo tennis non è costruito per essere negato sull'erba. Con quel rovescio? Potrebbe bloccare la risposta. Sampras sì, con quel rovescio, Sampras aveva il rovescio più marcio di quello di Tsitsipas, quindi non è che... No. Con quel rovescio sì, comunque lo slice lo sa usare, certo, e poi sull'erba hai la possibilità di giocare appunto anche la risposta bloccata, quindi tutto sommato, cioè non è Wawrinka che dici Wawrinka sull'erba proprio non ce la può fare. Tsitsipas mi stupisce anche abbastanza che finora sull'erba, invece Zverev, cioè dal lato destro è proprio un buco, eh. Boh, non so. Poi, cioè, in cosa è migliorato in questi anni Zverev? A me sembra sempre uguale. Ha avuto un infortunio molto grave, quindi... No, ma io parlo anche cioè parliamo pre-infortunio, da quando perché lui è arrivato giovanissimo. A me sembra che le cose che faceva bene le ha continuato a farle bene, quelle che faceva male continuava a farle male, quello che non era capace a fare continuava a non saperle fare. Dai, adesso so, prima però di poteva girarla là, cioè poteva girare la sua carriera quel torneo. Ma se tu riguardi i primi due set di quella semifinale, è inconcepibile che Zverev non fosse 2-7-0 dopo 3 ore di gioco. Certo. Di questo abbiamo parlato la volta scorsa. Ha perso la finale dello US Open. Sì, quella là fu una partita comica. Però... Eppure ha perso entrambe alla fine, il che vuol dire che qualcosa gli manca. Ma secondo te avrebbe vinto quella partita contro Nadal? Secondo me sì. Se va sotto 2 set, non credo. Dai, il secondo lo vince. Perché? Che cosa c'è di diverso nel secondo rispetto al primo? Quanto stava 6-2 nel tiebreak? L'ho pure commentata io. Dovrei ricordare. Ne aveva troppo. Non lo so, magari perdeva però. Cioè, la domanda è un'altra. Avesse vinto quella partita, avrebbe vinto la finale? Chi lo sa? Perché devi avere la certezza? Sì, sicuramente se batte Nadal prende fiducia, però poi la finale è sempre la finale. Cioè, per come ha servito per il match con Tim allo US Open, se si ritrova nella stessa situazione, partita equilibrata... Sì, che certezze ti dà? Ruud. Cioè, quando gioca al primo turno si incarta col servizio. Non so. Vabbè, non lo sapremo mai. Giagiai che dice che concorda con me, quindi... Bravo. Quindi si sbaglia. No. Vabbè. Su cosa? Su Zverev. Che farà più risultati di Tsitsipas. Beh, al momento è davanti, quindi Tsitsipas deve recuperare. Sì, veramente ha scritto concordo con Federico, quindi su quale base, Federico, sei tu e non sono io? Io che cacchio sono? Luigi. Appunto, come vi distinguete? Uno deve essere ego che non riesce a contenere la felpa. Questo ego che esce da tutte le parti. No, non vuole... Io sono Federico. Non vuole che lo chiamo Ferrero. Antonio. Che a me piace tantissimo, io sono Ferrero. Comunque, quanti slam date a Medvedev? Ci chiede Dipende quanti ne compra. Non so. Cosa vuol dire quanti gliene diamo? Cioè, a me queste domande non piacciono perché tu non puoi sapere chi c'è oggi che ha 15 anni che fra 3 anni magari è un fenomeno. Cioè, sì, ma poi... Jacopo, scusa. L'esempio di Fiss fino a settimana scorsa chi lo conosceva? Adesso non sto dicendo che vincerà degli slam, però gioca bene. Ben Shelton, per dire. Ah, Gigiai che concordava con Ferrero, eh? Vedi. Bravo. Adesso la mia nonno ciappa e curta casa. Adesso lo bagniamo subito. Adesso lo bagniamo subito perché ho la regia. Grande. A me fa impazzire quando... Intanto mi chiama qualche radio e mi chiedono l'autografo. Prima il tabellone favorito del torneo. Ma che cavolo ne so? A parte se non è Parigi che dice Nadal. Devi guardare le quote. Devi guardare le quote. Tu non le guardi mai. No, non è vero. Prima di tutto non è vero che non le guardo mai. Ho imparato a guardarle anch'io negli anni. Detto questo, però, il tabellone comunque a volte, non sempre, a volte è decisivo per farsi un'idea, quantomeno. Ancora prima del tabellone, chi vince? Chi va in finale? Ma che cavolo ne so? Ma tanto io ho idea che, solitamente chi fa le domande, adesso lasciamo stare il conduttore delle trasmissioni, ma chi fa le domande da casa, diciamo così, le fa perché spera di sentirsi dire quello che lui pensa, certo. Non è interessata alla risposta. Hai visto che hanno ragione? Salvo poi rosicare o dire ma io non sono d'accordo, parentesi, io non ho mai capito questa cosa. È vero che lo sport si presta a discussioni, no, dice al bar dello sport, perché ciascuno dice la sua, siamo tutti allenatori della nazionale di calcio, va bene, però è l'unico mestiere di cui io abbia notizia nel quale non esiste nessuna differenza tra chi lo fa di professione e chi se lo guarda da casa. Cioè, se tu sei, non so, sei a colazione con uno che fa l'avvocato, no? E ti dice: hai visto che hanno arrestato questo qua, ci sarà il processo, questo si piglia l'ergastolo molto probabilmente. Tu dici: no, io non sono d'accordo. Secondo me quell'avvocato ti guarda e dice: scusa, non sei d'accordo in che senso? No, secondo me no. Secondo te sì, secondo me no. Tu la pensi così, io la penso così. No, ti dice: no, guarda, come un ingegnere dice: guarda, questa casa per ristrutturarla bisogna fare così, cos'ha, il ponteggio, mettere la putrella, togliere la volta. Ma lì può stare così com'è, non cade. Ma che cacchio ne sai tu che fai il panettiere? Lo saprò io che sono un ingegnere. Nel giornalismo, soprattutto quello sportivo, vale tutto. Tutto. Cioè, ti dice: puoi avere la spiegazione più complessa, più ragionata, le cose. Questo ti ascolti e dice: no, io non sono d'accordo. Ah, ok, vabbè, allora ciao. Però te lo deve motivare, Fede. Cioè, a me sta bene che uno non sia d'accordo, però mi devi dare una motivazione che magari mi fa ragionare e dice: ok, non l'avevo visto, non ci avevo pensato. Sì, devo dire che non mi succede così spesso parlando con quelli che ti chiedono appunto un parere nella speranza che tu gli dica che il loro giocatore preferito è fortissimo e l'altro è scarsissimo. Quindi, secondo te chi vince? Cioè, a me è capitato più di una volta, no? Siccome io passavo per simpatizzante di Federer, impenitente, ce la fa domani Roger? Beh, forse quando ti sei commosso ha inciso. Io? No, non mi ricordo. Comunque, eri tu, secondo me. Eri tu, andiamo avanti. Ci chiedono: ragazzi, ma tennis chi vince tra Lo Monaco e Ferrero? È una risposta abbastanza facile. Vince Lo Monaco. Quanti game? Sì, ma la risposta vera alla domanda è: quanti soldi ha speso la famiglia Lo Monaco per far giocare a tennis quel disgraziato del figlio, e quanti soldi hanno speso i genitori di Ferrero per far giocare a tennis Federico, che è un'altra cosa oltre all'inglese. Cioè, Federico non ha la competizione dentro, e questo è il lato negativo. Cioè, lui non vuole fare fondamentalmente partita, ma se tu lo vedi giocare da un punto di vista tecnico dici: gioca a tennis. Cioè, c'è gente tipo Medvedev, che è stato numero 1 al mondo, che dici: cazzo, chi gli ha insegnato a quello a giocare a tennis, no? Adesso ho esagerato. Fede ha dei bellissimi colpi. Poi, che non abbia la testa di star lì e farne 20 di fila così perché si rompe i coglioni al terzo vuol tirare il vincente, è un altro discorso. Però, se fosse stato preso e gli avessero insegnato a giocare i punti e a essere più agonista, si sarebbe divertito. Vabbè. Ma Jacopo e Federico ci chiedono: ma Jacopo e Federico hanno mai fatto una telecronaca insieme? Sarebbe tipo il doppio Federer Nadal. No, non abbiamo mai fatto una telecronaca insieme, però sì, sarebbe... Ah no, intendevano Federico Ferrero, credo. No, le avete fatte sicuramente, no? Qualcuno me la ricorda a memoria. Ne abbiamo fatte 2 o 3. Abbiamo fatto un doppio una volta a Roland Garros. Sì. Poi abbiamo fatto l'esibizione Federer Nadal in Sudafrica con Bill Gates. Non c'era Bill Gates, tipo? Sì, c'era Bill Gates anche. E poi abbiamo fatto un'altra cosa insieme, una finale femminile di qualcosa 2 o 3 anni fa, ti ricordi? Che lì non abbiamo mai fatto una Lever Cup? Forse la premedizione della Lever Cup abbiamo fatto una cosa insieme, ma non riusciamo a... Ogni tanto abbiamo chiesto: perché non ci fate fare qualcosa insieme? No, oramai io mi sono dato per vinto, cioè ho alzato le mani, non ci provo più. No, ma neanche io. No, io l'ultima volta che l'abbiamo fatta mi ricordo che ci hanno scritto in tanti, e quasi tutti ci dicevano: ma che peccato, perché non ne rifate un'altra insieme? Allora io ero andato a riferire in azienda, che a qualcuno forse poteva far piacere ascoltarci ogni tanto insieme, però allora, certe volte non si può fare, perché cioè, se dobbiamo fare uno slam, per dire, bisogna coprire anche delle ore, no? Cioè, se le facciamo sempre insieme io e lui, siamo, comunque nasciamo come due prime voci, anche se Jacopo si può fare la prima, la seconda, la terza e anche la quarta di riserva se vuole, quindi non ha bisogno della spalla, però diciamo che veniamo impiegati, come io giustamente, soprattutto come prima voce, anche se poi in realtà questi schemi sono anche un po' saltati, se vogliamo. Per esempio, una delle spalle tecniche con cui ho lavorato meglio in tutti questi anni è Lorenzo Cazzaniga, che è un giornalista, non è un ex giocatore. Comunque, sui grandi tornei effettivamente posso capire che sia difficile metterci insieme, perché la coperta poi rimane corta. Però negli anni in cui Eurosport aveva tanti tornei, perché adesso non li ha più, sarebbe stato bello, secondo me, se avessimo avuto la possibilità di fare qualche telecronaca insieme, perché siamo, a mio avviso, così diversi nel fare nel vedere e raccontare la partita che le due cose possono diventare interessanti. Ne approfitto per dire questa cosa brevissima, che quando sono arrivato a Eurosport, il mio problema principale, che uno può dire grazie al cazzo, chiamalo problema, era quello di capire tecnicamente i giocatori. Non ce l'avevo quell'occhio lì, ma perché nessuno banalmente me l'aveva mai insegnato. Poi uno può anche non riuscire a imparare, però mi ricordo che se uno mi faceva vedere palleggiare Mardy Fish, per dire, 2 minuti, e poi mi chiedeva: questo gioca meglio di diritto o di rovescio? Io tiravo la moneta, e tendenzialmente se avevo visto tirare un vincente di diritto dicevo dritto. E Jacopo, io mi ricordo una volta era andato lì a dirgli: comunque guarda che rovescio di Fernando Gonzalez, e appena ho detto rovescio di lui stava già facendo così, no, e detto, no, ma guarda, gli ho visto tirare 2 o 3 rovesci, fa sì, e gli altri? E che fa così col polso, cioè, e io lì ho cominciato a dire cavolo, ma quindi forse l'estetica è una cosa, l'efficacia è un'altra, il colpo più, gli highlights sono una cosa, una partita è un'altra. Cioè, grazie a Jacopo, soprattutto, anche a Barbara, ma soprattutto a Jacopo, ho imparato a guardare i giocatori in un certo modo, e oggi, dopo tanti anni, anche se io non vengo dal tennis giocato, ho la presunzione di credere che se vedo palleggiare qualcuno, bene o male ti so dire come gioca. Fine del pistolato. Cosa che non è per nulla scontata, cioè c'è gente che fa telecronaca di tennis da 20 anni che ancora non sa se sia meglio di dritto o di rovescio uno. Ma allora, perché secondo me anche lì, se io fossi finito da un'altra parte e nessuno me l'avesse insegnato, io non l'avrei imparato. Poi lascia perdere, ti ripeto, c'è anche chi, anche se spieghi le cose, non impara comunque, come a scuola, come nella vita, come dappertutto. Però quella cosa lì, è per quello che secondo me è disastroso che non esista un minimo di introduzione al mestiere di telecronista, perché altrimenti tu vai, ti metti sta cuffia e cosa dici? Tendenzialmente ripeti le 4 cazzate che hai sentito dire in giro, e che tendenzialmente sono tutte cazzate, ti riempi la bocca di frasi fatte perché hai il terrore di restare muto e non dici niente, e soprattutto non capisci niente di quello che succede in campo. Allora, io intervengo per dire la mia da utente, visto che da mille anni guardo lo sport e ascolto Jacopo, ascolto Federico, e non lo dico perché è nostro ospite e anche perché è venuto gratis, ma ah sì? Sì, era così. Ah, avevi capito che c'era un cachet? Allora termino la diretta. No, secondo me in Bitcoin abbiamo già saldato. Secondo me Jacopo è il migliore nel tennis, nella lettura della partita. Cioè, è un telecronista che ti trasmette quello che lui sa. Ad esempio, quando una partita gira o sta per girare, lui te lo dice. E secondo me questo qua, specialmente a uno spettatore un po' più esperto, che ne mastica un po' di più di tennis, arriva. Cioè, sono d'accordo. Ti dà un parere su come andrà la partita, oltre a raccontarti insomma la partita. Ma poi si parte, perché poi a dire 15-0 e dritto vincente, insomma, sono buoni tutti, credo, no? Ti ha chiesto se giochi, Fede. No, sono stato 4-1, ma niente. Vabbè. Niente di che. Abbastanza... No, per tornare al discorso del che facevamo in qualche puntata fa, anche del talento, no? Che il talento non è soltanto sentire la palla, ma è anche svegliarsi tutte le mattine e aver voglia di farsi il mazzo, cosa che magari uno ha a fasi alterne, la motivazione che è cangiante. Mi ricordo qualche anno fa, quando dopo 2 settimane di slam più quali, quindi 3 settimane, magari avevamo fatto anche Adelaide, Brisbane, ti ricordi, Jacopo, quando avevamo anche il femminile, erano delirio. Noi poi iniziavamo il 30 dicembre fino a febbraio, non avevamo smesso. Finisce finalmente l'Australian Open, io il giorno dopo mi avessero puntato la pistola, mi avessero chiesto di commentare la partita, sarei scappato, avrei cambiato identità, io per un po' proprio non ne voglio sentire. Lui il mattino dopo stava guardando San Pietroburgo WTA, forse c'era la Robertina che giocava, sai, c'era Vinci contro, non so, Vikliantseva. Io tipo gli scrivo: come va? Tutto bene? Lui fa: sì, tu? E io dico: guarda, sì, sto andando a fare una passeggiata, oggi voglio sgranchirmi le gambe, tu? E sto guardando cosa? Stanno 4 pari al primo set. Allora ho alzato le mani e ho detto: no, beh, questo è classe però. Perché poi lui ovviamente, quando si becca la Vikliantseva al primo turno del Roland Garros 3 mesi dopo, lui sa chi è e l'ha vista giocare e ti sa dire questa quando è sotto pressione serve male. Io invece mi trovo magari la Vikliantseva, dovevo leggere la scheda e dicevo: boh, vediamo 2 o 3 game così vediamo come gioco, cosa che tra l'altro si fa ogni tanto, spoiler, succede di avere. Quanto tennis vedi al giorno? Oh, io? Sì. Troppo. Dipende, non sempre lo guardo, nel senso che guardo più partite di calcio rispetto a partite di tennis, cioè mi piace di più guardare le partite di calcio di quelle di tennis, sono sincero. Può capitare che tipo oggi ho visto un set di Fiss, ho visto un set e mezzo di Sonego, ho visto qualche game di Sakkari Vekic. Non ti saprei quantificare. Magari a volte vedo un punteggio, sono tirate, metto lo streaming e guardo gli ultimi 4 game. L'altro giorno ho visto una partita, mi sembra di Cordoba, che stava finendo e si vedeva malissimo, però mi sono messo a guardarla. È una droga, diciamolo, è una droga. Cordoba, che schifezza. Ho visto oggi, l'ordine di gioco di oggi è imbarazzante. C'era il mio amico Andrei che giocava in doppio. C'è Joao Sousa Ramos, sì, Coria Serundolo, Baez Barrios Vera e l'altro Serundolo contro De Lien. C'è anche da dire che secondo me gli slam e quello che è successo negli ultimi anni nel tennis maschile hanno veramente dopato la competizione. Cioè adesso... Cioè tu prendi il 25 al mondo, lo metti in campo e la reazione media è: ma che è sto qua? Ma chi se ne frega di vedere questo qua? Perché tutto quello che non è top viene considerato, però il circuito non è fatto da 3 giocatori e da 4 tornei. No, però i 250 in Sud America sono proprio cafoni, dai, proprio cafonissimi. Ma sono d'accordo con te, ma allora che vuoi fare? Cordoba è anche il peggiore. Sì, la settimana prossima c'è Buenos Aires, che immagino sarà un po' meglio. Comunque io ogni tanto guardo qualche game di un challenger. Cacchio, giocano bene, cioè non c'è sta grande differenza, davvero. Io non ho la differenza tra il pubblico e il personale. E 120, ma perché non c'è il problema che comunque al pubblico devi vendere un prodotto, devi vendere un personaggio, devi vendere una storia che acchiappa, perché altrimenti solo uno che gioca bene a tennis probabilmente lo guarda un appassionato che lo apprezza, un altro ti dice: questo chi cacchi è? No, poi vabbè, quello che per me è gioca bene a tennis magari non è la stessa cosa per me, la persona media che guarda la partita, che vuole vedere il bel colpo. Io guardo come sta in campo, come gioca il punto in una determinata situazione o come reagisce dopo magari non aver fatto il break che stava a 15-40 e ha avuto la volée sopra la rete. Sono 2 approcci diversi. una cosa che vorrei dire, e non ho mai avuto la possibilità di dire, non c'entra nulla, una cosa che mi sta veramente sul cazzo è le statistiche, la statistica della palla break. Cioè, secondo me non ha assolutamente senso che si guardi la Hai appena vinto l'amicizia di Jacopo Lo Monaco. Vero? Non hai mai sentito il mio discorso sulle palle break? No. Ogni tanto lo faccio. Cioè che uno salvi 10 palle break, cioè ne salvi 10 su 11, no, non mi significa niente. Cioè se io in un game, secondo me, in un game in risposta ho 5 palle break, non le sfrutto la sesta, è come se faccio 1 su 1. Cioè ho il 100%. L'ho sempre fatto io. Anzi, ti dirò di più, se tu breaki dopo un game del genere è pure meglio, vuol dire che hai avuto proprio le palle e rimane la testa dell'avversario molto più a lungo. Supponi invece che fai il break a 0, quindi sei 1 su 1. Intanto alla fine dei conti cosa puoi fare tu? Vincere il game. Non ha importanza come lo vinci. Sì, assurdo. Se lo vinci al 40° punto, lo vinci dopo 4, vale sempre 1, non è che ti danno un premio alla fine della partita. Però io non avevo mai sentito il discorso tuo. Se vinci un game del genere in cui anche l'altro ha dato l'anima e alla fine sei riuscito a vincerlo tu, ha un peso. Difatti dopo la statistica del palle break dovrebbero mettere sempre tra parentesi in quanti game hai avuto palle break. Sì. Sei 5 su 22, ma hai avuto palle break in 5 game. Hai fatto quello che potevi fare. E un'altra secondo me sono gli ace. Cioè io non conterei gli ace, ma conterei i servizi non risposti. Cioè i servizi la cui risposta non arriva alla rete. Chiaramente non quando entrano e... Questo però mi rendo conto che è più difficile da valutare. Esatto, che c'è un margine di soggettività tra risposta mancata e risposta sbagliata. Vabbè, però tanto questa poteva bloccarla. Però tanto calcolano errori gratuiti e non gratuiti, quindi il margine di soggettività c'è sempre. Rispondiamo a questa domanda, va. A proposito di Robertina, che avevi citato voi prima, quella partita, quindi immagino quella con Serena Williams, l'ha inserita nella top 3 delle imprese sportive dal 2000? Sì. Imprese sportive però, non tennistiche, sportive. Allora, per me magari impresa sportiva forse non è il termine che utilizzerei, però secondo me è una delle sorprese più grosse di sempre. Se tu pensi a una sorpresa sportiva, perlomeno dall'anni 80 in avanti, mi viene in mente Douglas che vince contro Tyson, e poi ci metto questa come importanza. Più di Söderling contro Roland Garros? Il commento di Rino Tommasi, l'ho vista quella, su Italia 1. Di notte ti sei svegliato? Era Tokyo? Forse era perché a mio papà piaceva, perché a mio papà piaceva il pugilato. E Tyson è scosso! Tyson è scosso! Grande Rino, Grande che Rino. Poi è saltato fuori che mi sembra fosse stato con 4-5 donne diverse la sera prima. Rino o Tyson? No, Rino. C'ha le gambe un po' molli. Secondo me è più di Söderling con Nadal, perché comunque la Serena era a 3 set dal fare il grande slam, sapendo che in finale aveva la Pennetta, perché sono entrata in campo dopo e con Flavia non perdeva mai. Secondo me aveva vinto 3 settimane prima in 2 set, sì, tirati a Toronto, mi pare, negli Open del Canada, e aveva vinto il primo facile, forse 6-2. Sì, però dico questo, Jacopo, io ero a Roma a vedere Nadal Söderling prima che giocassero a Parigi. Sì. Quando è cominciata a Parigi ho detto vabbè, una mezz'oretta sarà 6-1, 6-0, 6-1 a sto giro. Io metto quella sopra perché anche per un fatto matematico, che vince 3 su 5, secondo me, cioè battere Nadal 3 su 5 è più difficile che battere Serena 2 su 3, secondo me. Cioè Serena probabilmente... Bisogna vedere le quote che dicevano. Da sola, come si dice nelle cattive scuole, no? Nel senso che comunque la consapevolezza di avercelo lì in mano ormai, Grand Slam, è che se pensi anche a come giocano, cioè Söderling in quelle condizioni, cioè col senno di poi, prima è un altro discorso. Pioveva, campo pesante, palle pesanti, quindi il rimbalzo era sempre, come piace a Söderling, altezza della vita, tirava solo fiammate lungolinea dentro, il servizio spesso dentro. Guarda, Jade. Ciao Jade. Secondo me ha fame. E la Vinci col becchettino l'ha incartata. Però guarda che salutiamo Colangelo, salutiamo Colangelo. Avevano giocato a Roma la sera. Sì, sì, è vero. Pantano anche lì. Ah, ci dice Power 555 Man che la Vinci dopo il primo set stava a 81 quadrata. Fede, saluta Colangelo. Salutiamo Colangelo. Ciao Fabio. Ciao Fabio. Congi non mi ha neanche più mandato la formazione. Una volta mi mandava la formazione prima dell'inizio della prima giornata per avere dei consigli. Adesso non me la manda neanche più. Avrà imparato. Forse. Cosa volevo dire? Comunque in imprese sportive ci metto il Leicester io. Come? Imprese sportive? Ci hai chiesto delle imprese sportive? Ma quello è un campionato intero. Però è un'impresa sportiva. E quindi dici non... Cioè intendi una partita, un match, una gara singola. Cioè dai, la big mordicchiata come gli studenti, come i liceali. La Grecia che vince gli europei. Allora. Rublev o Khachanov? Mamma mia. Spengo la TV. Ah, lo sai che sono andato a sciare il fine settimana scorso e ero in seggiovia con... No. Hai visto quando i maestri hanno questa nuvola di bambini, no? E te ne affidano qualcuno. E come è venuto un bambino, che si chiama peraltro Federico, con cui ho parlato, aveva 8 anni, 7 anni o 8 anni, non so, di Aosta, eravamo a Pila, quindi era questo bambino di Aosta che tutte le domeniche andava a sciare e mi ha detto io vengo a sciare tutte le domeniche tranne quando gioco a tennis, quindi ho introdotto il discorso del tennis, ho detto ma segui il tennis, ti piace il tennis? Sì, mi piace. E chi ti piace di giocatore? E lui mi ha detto i miei giocatori preferiti sono Casper Ruud, Andrei Rublev, pronunciato Rublev, e Karen Khachanov. E mi ha stupito tantissimo perché, cioè, com'è possibile che un bambino di 7 anni sappia chi è Khachanov? E poi me lo pronunci proprio così bene. Che sia un bambino etero diretto, che ci sia qualcuno che gli ha fatto vedere quei giocatori e che lui si sia appassionato. Sicuramente, però dopo ho chiesto, ma Federer lo conosci? Ho detto no. Ma quindi, penso, siamo già arrivati al punto che ci sono bambini che non sanno chi sia Federer. E sanno chi è Khachanov. Esatto, no, che è l'aggravante. Quindi Rublev o Khachanov? Ma sarebbe già interessante in questo momento chi ha ottenuto i risultati migliori, perché comunque Khachanov ha 2 semifinali slam e Rublev ha vinto 2 set in 6 quarti di finale, quindi Khachanov ha il 1000 di Bercy, Rublev non ce l'ha, però Rublev ha una classifica mondiale migliore. Penso Rublev, ma è tosta. Ci scrive Rovescio di Maratte che questo bambino è meglio che guardi lo sci. Beh, no, vedi, magari c'è anche un pubblico per le finali tra Rublev e Casper Ruud. No? Tu Fede che ti disperi. Mamma mia, Casper Ruud è... Cioè, preferisci Khachanov a Casper Ruud? No... E Rublev a Casper Ruud? Forse sì. Ruud ha un'idea di cosa fare, cioè, nel momento sì, in... lui è molto consapevole in campo, è molto consapevole di sé e di quello che deve fare. Però io non sopporto... è sempre quello, eh? Io non bene e il male è quello. Allora, io non sopporto, e questo è uno dei motivi per cui non mi fa impazzire Berretta, io non sopporto chi ha una differenza macroscopica tra dritto e rovescio. Cioè, perché io dico... caspita, fai soltanto quello nella vita, devi per forza migliorare. Cioè, io trovo... allora, se conoscevi Steffi Graf, cosa facevi? La sequestravi, la chiudevi in un armadio? Cioè, io trovo inaccettabile che Berrettini non abbia ancora un rovescio decente. Perché non ce l'ha. Cioè, ogni tanto veramente sembra... quasi ogni tanto, però ne gioca anche diversi notevoli, ha un rovescio in back che tanti non hanno. Ha una palla corta di rovescio che Rublev gli piacerebbe averla. Indecente no, è troppo. È un colpo... oh, certo. Cioè ogni tanto sembra un colpo amatoriale. Il match point con Murray è un colpo amatoriale quello là. Sì, quello non lo deve mai sbagliare in quel modo, cioè ha tirato a metà rete. Boh, no, non so. Così come Ruud... sto rovescio terrificante. Boh, però terrificante, dai. Beh, Ruud ha un rovescio terrificante secondo me, no? Allora Gonzalez cosa va a fare? Fernando? Però che cioè, dritto. Io tutta la vita mi prendo il rovescio di Ruud piuttosto di quello di Shapovalov. Quello di Shapovalov finisce tra gli highlights. Ma tutti i 500 che finiscono in tribuna, stecche, pallate... So, lui è un esibizionista, nel senso, perché del termine. Non perché non è capace a giocarlo. Ma io, se tu in un punto importante gli dici adesso facciamo mio dritto contro tuo rovescio, vediamo che succede. Quanti punti vince Shapovalov? Un paio. Su 100. I due che vince valgono più degli altri 98. Il problema è che siamo di nuovo al discorso dei palle break. A tennis vale sempre uno il punto. Sì. Senti, ci chiede Congi cosa ne pensiamo di Fiss, se siamo riusciti a vederlo, che è il prossimo avversario di Sinner. A me è piaciuto molto, voglio vederlo su una palla che gli arriva veloce dalla parte del dritto. Che succede? Io l'ho visto con Fognini alla fine dell'anno scorso, possibile? A sì, si sono incontrati a Bercy in quali e poi... ha giocato due volte, esatto. Ha vinto in quali Fields, credo, e poi il tabellone principale ha vinto Fogna, come esatto. quasi sempre accade. E... Non mi ha impressionato sinceramente, cioè, non mi ricordo niente, ma infatti, in effetti il fatto che non mi ricordo niente ormai non significa più granché. Però... di rovescio impressionante. Allora, chiudiamo con... non puoi basare il tuo gioco sul rovescio. Cioè, a proposito di visto che c'è Fabio Colangelo, mi disse che una volta aveva portato il suo giocatore, credo Bonadio, allenarsi con Fognini. Ma è Bonadio o Bonadio? Aveva detto questo... che adesso ha una buona classifica, tra l'altro. Oggi ha vinto i quarti di finale di Tenerife, credo. È insieme. Oggi ha battuto Maestrelli, se non erro. Bravo. E siccome anche Fognini di rovescio proprio, cioè, è un colpo totalmente naturale che viene da sé, proprio se lo porta da casa. Fabio mi aveva raccontato che Fognini aveva detto a Bonadio, che al tempo era ancora un ragazzino, o poco più, guarda, tu hai un gran bel rovescio, però devi metterti in testa che lo scambio ad alto livello te lo costruisci col dritto. E quindi che ti piaccia o che non ti piaccia, il rovescio può rimanere il tuo colpo preferito, cioè quello che se devi stare vivo o morto decidi di colpi di rovescio, però lo scambio lo imposti col dritto. Quindi è un po' come Zverev, no? Zverev fa i buchi per terra col rovescio, ma secondo me preferirebbe di gran lunga fare i buchi per terra col dritto e non tirarsela invece sul piede, perché alla fine il punto lo fai col dritto. Cioè se hai il dritto scarso e il rovescio buono è peggio che avere il dritto buono e il rovescio scarso. Anche perché alla velocità di oggi Cioè, a parte che spostarsi su rovescio lo fa solo Benoît Paire. Sì, solo per. Cioè, in ogni caso non è come dire ho due ali, quella sinistra è buona, quella destra è marcia. No, non valgono. Solo col dritto e il rovescio così, ok. Col rovescio super e il dritto così, fai più in difficoltà. Certo. Senti, chiudiamo chiediamo a Jacopo i pronostici. Ci deve dire i tre nomi dei prossimi tre slam, tre vincitori slam. E poi dopo a settembre ne riparliamo. Dai, al buio, quindi vale tutto. Alcaraz Parigi, Djokovic Wimbledon. Vabbè. E mi piacerebbe Medvedev New York. Fede? No, Fede sta riflettendo su New York perché gli altri due avrei detto la stessa cosa, quindi... io devo cambiare. No, io non concordo con Alcaraz. Se pensi sia così... Non concordo con Alcaraz Parigi. Ok. Tsitsipas Parigi. Djokovic Wimbledon lo vince anche in serie a rotelle. Djokovic gli può tirare anche il colpo a New York quest'anno, se non lo fanno giocare adesso a marzo. Lui poi si carica ancora di più, no, in queste situazioni, quindi secondo me io dico Tsitsipas, Djokovic e Djokovic. Tu Fede che dici? Tu quindi dici Alcaraz Parigi e Djokovic, ok. Quindi siamo tutti concordi con Djokovic Wimbledon, anche perché davvero non vedo, tolte le disposizioni. Ben Shelton. Il papà gli insegna ancora un po' di serve and volley. Tolte le disposizioni per il Covid, non vedo come non possa vincere Wimbledon. Cioè, se lo fanno partecipare vince. E va bene. Per me è stato un piacere fare questa diretta con Jacopo, lo richiameremo se vorrà venire. Sempre, grazie mille, volentieri. Sempre gratis, eh? Sì, non ti preoccupare. La policy è quella. E ci sentiamo la settimana prossima allora, Fede. Sì, ok. Grazie mille, Jacopo. Grazie a tutti. Grazie a voi. Ciao ragazzi, ciao. Ciao.